ha diverse la conoscenza del movimento delle chiavi? E che cos'è questa anarchia? La chiave del terrazzo non so mai chi ce l'ha. Lo vedi o non lo vedi questo berretto? Ebbene, la chiave del terrazzo fa capo a me. La mia chiave me l'ha detta la Diumira. La chiave? Te la do io la chiave, te la do. Di Ligure, quando hai finito di lavare queste quattro fedenzie, la chiave la riporti a me. Se no la chiave te la do in testa. Sciopre. Don Antonio? Che c'è? C'è sua moglie che lo chiama. Antonio! Che c'è? Si è bloccato l'ascensore della scala, Ottava! Tanto per cambiare. Vengo subito. Hai visto che è successo? Per colpa tua si è bloccato l'ascensore. Che cosa ghintrumi? Per telepatia. Sì, telepatia, telepatia. Vengo! Sblocco! Tutte le settimane da capo con questo ascensore. Che vecchio, non va. Ma è possibile. Sì, ma anche sto portiere, però. Ma che c'entra il portiere? Mica la fabbrica d'oro. Ma non funziona niente in questo palazzo. È mezz'ora che sono chiuso qua dentro. Ma il portiere cosa fa? Oh, finalmente. Perché non hai cercato di sbloccarla tu? Ma ho provato, ma non si muove. Chi c'è nell'ascensore? Il nuovo amministratore del palazzo. Oh, cominciamo bene, cominciamo. Oh, ecco il portiere. Volo? Eccomi qua. Finalmente si è deciso? Vuole aprire? Si è bloccata, eh? E che devo fare? Passare tutta la notte qui? Come vuole. Come voglio? No, dico, come vuole passare la notte? È impossibile. Allora apra. Apro subito. Ah. Questi ascensori sono un disastro. Ogni ma... tanto si blocca. Ci vorrebbe un tecnico ogni 5 minuti. Ma cosa fa? Cosa fa? Ma stavo spiegando. Ma che spiegare? Come avviene lo sblocco? Subito. Ah, è la chiave. Chi bisogna armeggiare, il segreto lo so io. Portiere si nasce. Se vuol darmi la sua riverita mano. Eccola qua. Come va? Bene, bene. Ma che bene? No, dico, come va, intendi? Male, male, come vuole che vada? Tu, io come? Oh. Eh no, lei va a controtempo, caro signore. Che? Venga a tempo con me. Va bene. Senti come pesa. E che fa adesso lei? Stia su! Ecco! Scusi tanto, tutto sporcato. Signori, lo spettacolo è finito, possono andare. Cosa state guardando? Cosa guardate? Questo disgraziato che è andato a ma che disgraziato? La disgrazia, sì. La disgrazia, no? È una vergogna. Scusi tanto. Ecco. Buonasera, signore. Buonasera. 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 Signore Ciolino, deve scusare. Sì, sì. Ecco. È un bello spettacolo, veramente. Deve scusare, sai, gente modesta, gente che dorme a teatro. E appena un piccolo svago cercano di divertirsi. Ha visto come viva? Alle mie spalle, eh? Ma lei lo sa chi sono io? Come? Il nuovo amministratore del palazzo. Ragionier Casoria. Ragionier Casoria. Sono qui per un giro di ispezione. Andiamo male, molto male, panni stesi, disordine, gatti, gatti dappertutto. Signor Casoria, si deve chiudere un occhio. Ma non si deve chiudere niente affatto. Oh, questo appartamento ha abbandonato troppo a se stesso. E parliamoci francamente, la società immobiliare non è affatto contenta del portierato. No, no. E come mai quando sono venuto lei non era in guardiola? C'era mia moglie. E mia moglie è tedesca. E con questo? E capirà, signor ragioniere, con un tedesco di guardia alla porta non passa chi che e sia. Oh. E poi la nostra portineria è un setaccio. La gente viene setacciata, passa solo l'inquilinato e qualche pressione di riguardo. E quello chi è? Quello è un signore che chiama l'inquilino del quinto piano, il cavaliere Bottigliaro. Ma me faccio il... Se vuoi dare un'occhiatina alle caldaie? Sì, sì, andiamo alle caldaie. Prego. Andiamo, presto. Decisamente, caro Antonio, qui tutto lascia desiderare, eh? Ma veda, signor ragioniere Casoria, io faccio del mio meglio. Ma cosa vuoi? Gli eventi, l'ascensore e i gatti spesso sono contro di me. D'accordo. Forse un portiere più giovane ce la caverebbe meglio, ma anch'io sono padre di famiglia e di certe cose mi rendo conto, eh? No, no, non farò rapporto all'ufficio, alla direzione dell'immobiliare, no? Questa volta voglio chiudere un occhio anch'io. Io la ringrazio e non so proprio come dimostrarle la mia riconoscenza. Se lei ci avesse un'idea, me la dica che io possa dimostrargliela. Ecco, per esempio, stia attento, gliela dimostro subito. Vede, qui ci si può cozzare facilmente. Io pur conoscendo l'ambiente spesso ci cozzo. Grazie. Fare così. Grazie. Ecco qua. Vedi, caro Bonocore, l'essenziale è che tu faccia il tuo dovere. Il dovere innanzitutto. Io lo faccio. Io sto dalla tua parte, però tu cerca di stare dalla parte mia. Se permette, apro la porta. Faccio strada, eh?
S'accomodi. S'accomodi. Grazie. Sei tu che alimenti la caldaia? Signor, sì. Ho anche le mansioni da foghista. Ma fa caldo. Troppo caldo. Sfido io, siamo vicino alla stufa. No, 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 fa caldo in generale. Anche il palazzo deve essere surriscaldato. Sì, però c'è chi non condivide la sua idea. Ah, lei dice che è surriscaldato. Pazienza, sarà surriscaldato. Beh, per questo il prossimo rifornimento di carbone di fine mese mi sembra un tantinello esagerato, no? Ma guarda, signor ragioniere, che la caldaia divora 120 quintali. Sono appena sufficienti. E poi? Preventivo l'ha fatta l'amministrazione. E appunto si chiamano preventivi, perché vengono fatti preventivamente. Ma poi all'atto pratico la cosa cambia, eh. E in che modo? Si dice 120 quintali, ma poi invece si fa con 40. E questo lo sappiamo noi solo. Signor ragioniere Casoria, al mio paese questo... Si chiama peculato. Cosa? Sì, peculato. Io questo non l'ho detto, eh? Non l'ha detto? No. Mi era parso. No, io ho detto soltanto che stavo dalla sua parte. Io la ringrazio moltissimo, ma dalla mia parte fa molto freddo e 120 quintali sono appena sufficienti. Va bene, io volevo soltanto diminuire le spese condominiali. Vuol dire che ci ricorderemo anche di questo, Antonio Bonocore. Arrivederci. Ho fame. Leva questa roba tu di qui. Per banco, una lettera di Michele. Di, senti, ha scritto... Ha scritto Michele. Oh, finalmente. Mustafa, giù, non usurpare il posto del padrone. Giù, giù. È terribile, so. Tu, eccoci qua. Vediamo un po'. E che cosa scrive? Che cosa scrive? Piuttosto tu cosa gli scrivi? Come quel poveraccio potesse aiutarci. Con quello che gli passa l'esercito, stai fresca. Vieni. Ma perché ci metti l'acqua? Ma perché ci metti l'acqua? Non ce l'ho messo! Ah, non ce l'ho messo? E allora ce l'ho messo io, signor Führer. Ho detto tante volte... Prendiamone meno, meno, ma che sia vino. A me mi bastano due dita, magari un dito solo, un mignolo, ma che sia un mignolo di vino. Rispondi, il telefunken. Di, pronto? Di, vai. Pronto? La portineria? Sì, subito. Perfetto. Jawohl, meine Frau. Dankeschön. Pronto? Sì, sono io. Buonasera, signor Pizzigoni. Dica, mi dica. Mi dispiace, ma ancora non ho disponibilità, ecco. Sì, lo so che è scaduta. Ma cosa vuole, signor Pizzigoni? Sto aspettando un versamento e purtroppo non mi hanno versato ancora. Abbia pazienza ancora qualche giorno. Sia generoso, abbia pazienza. Pronto? Signor Pizzigoni! Signor Pizzigoni! Se ne andrà. Giù, Mustafa! Vai via, Mustafa! Oh! Questo cane un giorno o l'altro l'ammazzo. E con la sua pelle mi faccio un ballo da stracare per il paltone. Che fai, papà? Niente, cosa vuoi che faccio? Portiere? Buonasera, dottore. Come sta il signor Andrea? Male, eh? Gli posso portare il latte? Volevo ricordarglielo. Buonasera, dottore. Stavo mangiando un boccone. Allora ci va subito? Sì, signori, immediatamente. Gente, occhio alla guardiola. Io porto il latte al morituro. Va bene? Che schifo. Un bel risultato. Dopo 40 anni di servizio. Lo sa con quanto mi hanno mandato in pensione? Lo sa? Lo so. Ah. Ho 28.000 lire al mese. Ah. E con quale pretesto lo sa? Perché non ha moglie e non ha figli. Come se questo fosse un vantaggio. Lo è, cavaliere. Lo è, cavaliere, un vantaggio, mi creda. Mi creda, su.
Cosa c'era? Una mosca. No, no, ma è morta. Su, un goccetto, su. No, un bel goccetto di latte lievito. No. Allora prendiamo la pilloletta? No, lasci stare, dottore. La pilloletta? Lasci stare, tanto le medicine ormai non servono più. Ma caro cavaliere, lei è affetto da pessimismo senile, mi creda. Antonio. Che c'è? Antonio, io le devo rivelare un segreto. Un segreto? A me? Sentiamo. Che c'è? È un segreto che mi opprime da tanto tempo. Dica, dica. Mi sono deciso a rivelarlo a lei perché non ho né parenti né amici. Ed è un galantuomo, lei. Ecco, fu l'ultimo anno del mio servizio al poligrafico dello Stato. Io ero incisore. Proprio in quel periodo stampammo il nuovo biglietto da 10.000. Quel biglietto che è in circolazione attualmente. Ah, sì, sì. Ne ho sentito parlare di questi biglietti da 10.000 in circolazione. Come sempre, furono incisi parecchi cliché. Io poco dopo dovevo andare in pensione. Ma ero così amareggiato, così avvilito. Sa come ci si sente quando si è messi da parte. A chi lo dice? E così ne feci sparire una coppia. Oh, una coppia di chi? Di cliché. Ah. E portai via anche della carta. Bianca? Filigranata. Sì? Filigranata. Insomma, l'occorrente per fabbricare i biglietti da 10.000. Ho capito. Cavalieri, io c'ho molto da fare e poi devo chiudere anche il portone. No, 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 Antonio, no. Non mi lasci così, non ho finito. Lei è sempre stato così buono. Ma che buono e buono, cavaliere. Io sono un cittadino ligio alle leggi. E lei sa che significa essere cittadino ligio alle leggi? Se non lo sa, si informi. In questo momento io dovrei andare al commissariato e denunciarlo. No, ecco fatto. No, ma non parli così. Mi ascolti. Oh, santo lasso. Sapesse da quanto tempo mi tormento. Ma ora voglio rimediare. Che rimediare? Che rimediare, cavalieri? Qui al momento il tempo stringe. Antonio. Antonio, vede quella valigia sull'armadio. E quale? Quella lì? Sì. Beh? Vuol prenderla, per favore. A chi? Ma chi, siamo impazziti? Eh sì, così ci lascio vicino le mie impronte vegetali. Ma a chi? Digitali. Digitali. Ma ancora non le ho detto cosa c'è dentro. E non me lo dicano, lo voglio sapere. Ci sono i cliché. E la carta filigranata. Non li ho mai toccati. Possibile? Mai. Lei non ha mai cosato? Mai. Non ho mai fabbricato una sola banconota. Glielo giuro. Sì. L'intenzione l'ho avuta molte volte, ma non ne ho avuto il coraggio. Oh, ma scusi, io che c'entro? Antonio, io sto per andarmene. Sì. Dica sì. E mo se ne va lei. Lei su questa terra è impianto stabile, glielo dico io. Pensi, se morto io quella roba dovesse capitare in mano di disonesti, non ne avrei pace. Deve essere distrutta. Oh, ma scusi, perché le vuole dare a me questa carta da pelare? Abbia pazienza. Ma poi chi l'ha detto che lei deve se ne andare? Lei starà bene e vedrà che col tempo, piano piano, con le sue gambette, tippete, andrà vicino al fiume e distruggerà la valigia. Glielo dice Antonio buono cuore. Mi stia a sentire. Sì, ma se io non potessi farlo, lei deve promettermi che lo farà. È la mia ultima volontà. Ma questo è un ricatto che lei mi fa, scusi. Me lo promette? E va bene, glielo prometto, ecco fatto. Oh, adesso sì, posso morire tranquillo e sereno. Ma lei è fissato, scusi. Lei c'ha la mania di persecuzione mortuaria, abbia pazienza che glielo dico, ma è così. Ma poi che morire, lei schizza, saluta tutti i fori. Lei c'ha un polso come un toro, magari ci avessi un polso così. A quest'ora starei in America, stia a sentire. Uno. Due. Tre. Oh. Che miseria. Stende rotta la comunicazione.
se ne vanno sempre migliori. Cosa vuol fare? È la vita. Oggi è toccato a lui. Domani toccherà a lei. Arrivederci. Buongiorno. E anche questo è fatto. A una alla volta. Che destino, poveretto. E non era neanche tanto vecchio. Ma dove stai dicendo? Come? Non era neanche tanto vecchio. Ma tu lo sai quanti anni aveva il signor Andrea? 93. E beh? E come beh? Ha fatto la prima comunione con Garibaldi? Signor Antonio. Dica. Vedo che lei ha già tolto il registro delle firme. Ah, già, è vero. Ma sa cos'è? Questi registri servono per i parenti. Il signor Andrea, poverino, era solo. Ma ci terrei, come si dice, per un atto di omaggio verso... Una firmetta. L'avevo riposto. Lo vado a prendere. Ecco, una... Brava persona il signor Andrea, eh? Ah, sì. Ha ragione mammina. Se ne vanno. Sempre i migliori. Sempre i migliori se ne vanno. Mammina c'è andata al trasporto. Ah, brava. Io purtroppo non ho potuto. Neanche io. Però ci ho mandato mia moglie e i bambini. Ah. Ma sì, così si divagano un po', prendono un po' d'aria, stare sempre chiusi qui dentro. Già. Arrivederci, signor Antonio. Arrivederci. Signora. Buongiorno. E mica le rubiamo qualche cosa, no? Beh, che te ne pare? Scusino, ma allora chi sono? Cosa vogliono? Ma perché lei chi sarebbe? Come lei chi sarebbe? Non mi vede? Sono il portiere, no? A lei è il portiere? Ma bravo, bene! Ci ho tanto piacere! Vedo che già ha fatto la valigia, eh! Ma che valigia? Ma cosa vogliono? Ma, bravo, bravo! Vedo che sta sloggiando, così! Ma c'è tempo, è un po' prematuro! Ci scusi, sa, passavamo di qua io e la mia fidanzata, loro ho detto, beh... Entriamo e facciamo un sopralluogo, tanto così per avere un'idea. Sai che ti dico, Fernà? Qui ci vorrebbe un soffà foderato di cinze, così farebbe un pochettino più allegro. Sì, e il pavimento è di Otomaluccio, eh? È la sorceria. Beh sì, è proprio una scienza. Sai, io sono mortificato. Chiedo scusa a nome del pavimento. No, perché se lo sapevo glielo facevo trovare incartato. Non so. No, ma lei che c'entra? Scusi, non c'entra niente. Scusi, sentimi, questa puzzetta di cavolo che si sente per tutta la casa. E noi qui bisogna levarla questa puzzetta, qui bisogna dare una bella rinfrescata. Chiameremo la fulgida. Fulgida? Chiamerebbe i pompieri. Sì. Anzi, sai cosa faccio adesso? Chiamo la questura. No, ma che... Chiamo la... Ma che è matto? Ma questo si è offeso, ma come? Ma siamo colleghi, è santo Dio, eh? Cosa siamo? Colleghi? Perché lei è portiere? Io no, ma lo diventerò. Lo diventerò. Amico mio, portiere, si nasce, non si diventa. È scherzo, vabbè, dico, ma poi vogliamo discutere adesso. Casomai discuteremo al momento della consegna. Perché lei non ha ricevuto una comunicazione dall'amministratore. No, quale comunicazione? Ma come l'amministratore? Non sa che è amico mio, il ragionier Casoria. Casoria? È intimo. Allora mi scusi tanto, abbia pazienza. Io che ne sapevo, poverino. Arrivederla, signora. Andiamo via. Buongiorno. Andiamo, cammina. Oggi quello poveraccio che ha preso il turbo. Buongiorno. Mamma mia, cosa ci capita? È bravo il ragionier Casoria.
amico mio, era Giannir Casori, era amico mio, non gli ha fatto una... Insomma, lo vorrete per stampare i biglietti da 10.000. Quando lei mi dovrà dare le consegne? Carta filigranata e cliché per fabbricare i biglietti da 10.000. Così, da un giorno all'altro! Metto una famiglia in mezzo alla strada! Su, che ancora non è detto. La comunicazione non l'abbiamo ancora avuta, in fondo. Oh, stai parlando con questa radio? Incosciente cretino! Uffa! Au! Che strazio, figlia mia! Andiamo, calmo, andiamo, tesoro di nonno. Ma dove è andato, Antonio? Casa Massima. Altobelli. Lo Turco spedisce Bordini e Stocchetti. Bordini e Stocchetti? Questo significa cambia letti. Buongiorno, signor Antonio. Che peccato, proprio adesso l'ho incassettato. C'era un plico. Bordini e Stocchetti. Oh, la solita farfalla, eh? Come sta suo figlio? Scrive. Michele sta bene e scrive. Oui, anche oggi broccoletti e patate, eh? A papà e a mio fratello piacciono tanto. E non hanno torto. Broccoletti e patate è un cibo vitaminoso, sostanzioso, corroborante e leggero. Buongiorno. Giuseppe Lo Turco, tipografo. Biffignardi, cavaliere del lavoro. Cavaliere? Cavaliere? Con la G. Con la L. Cavaliere. Adesso lo levo. Aggiusto, ignorante. E allora secondo te come si dice? Scoglio o scoglio? Ignorante. Scoglio. Ha ingrassato la macchina? L'ho oliata. Oliata! Buongiorno, signor Lo Turco. Ah, papà. Lo Turco. Ah, già è vero, scusi tanto. Ma che dì? Beh, che si fa di bello? Si lavora, eh? Si lavora. Grazie a Dio, si lavora. E voi come va da queste parti, don Antonio? Io mi sono trovato a passare di qua, ho detto, ma andiamo a fare una visita allo Curto. Lo Turco. Allo Turco. Disturbo? No, affatto, per carità. È quasi urto andare a mangiare adesso. Oh, meno male. Figurati, questi quando si tratta di mangiare. Sono ragazzi. Se vi dovete dire qualche cosa, accomodatevi. No, è ora di andare a mangiare, dovevo anch'io. Broccoletti e patate, eh? Ah, beh.
Io invece mangio spaghetti con le vongole e carne alla pizzaiuola. Ma scusate, non avete detto che mangiavate broccolette e patate? Voi li mangiate. Ah, io? Già... Ah, vabbè. Ah. Allora io vado a mangiare il zio Ernesto. Ah, si capisce, si tratta di mangiare broccolette. Ma scusate, voi chi ve l'ha detto che io mangio broccolette e patate? Non la trovo. Come chi me l'ha detto? Vostra figlia, no? Ma perché mia figlia va mettendo i manifesti, va mettendo... Ah! Don Antonio! Ma come? Quasi mi spezzavate il dito. E voi mettete la mano lì sotto. Ma come? Io? State attenti. Non siete mica un ragazzino, non siete un bambino, siete un uomo. Io non capisco. Uno mette la mano sotto la macchina, quelle sono macchine. Non sono uomini che ragionano. Macchine sono di metallo. Don Antonio, voi scherzate sempre. Beato voi. Non oggi per me non è una buona giornata. Va bene, non me la pigliate. Tutti abbiamo le nostre ambasce. Voi in fondo siete privilegiati. Avete un'azienda accreditata. Sì. Una fabbrica. Una fabbrica, ma che è la Fiat, la Montecatini. Io sento un rumore, non sentite un rumore strano? Sì, lo sento anch'io. Un rumore come una specie di... Questo qui? Ma siete voi? Non andate, ne abbiate pazienza, mi preoccupate, la macchina nuova, appena arrivata. Questa? Si capisce. È una macchina nuova. Questa è la famosa pedalina. La famosa? Pedalina, 100 copie al minuto. Ma... Fenomeno. 100 copie al minuto. Don Antonio, è un fenomeno questo qua. 100 copie al minuto. È un fenomeno. E quando ne farebbe al giorno? 50. Mi sembra che ci sia un dislivello. No, perché 100 copie al minuto deve fare, però il mio lavoro è ridotto e allora ne fa 50, ecco tutto. Ho capito. Don Antonio, qui nessuno più si fa biglietti da visita, purtroppo. La gente si incontra, si saluta, ciao, addio, buonanotte, non se ne va. C'è peluria di mezzi, quella è... Peluria di mezzi, quella è la questione. Purtroppo. E di che marca sarebbe questo pedalino? Quale pedalino? Il vostro, questo. Ma che pedalina, la calza... Pedalina! Ah, pedalina. Che marca sarebbe? Questo è Bordini e Stocchetti di Torino. Perbacco, Bordini e Stocchetti Bordini di Torino. Bordini e Stocchetti di Torino. Ho inteso nominare. È una fabbrica meravigliosa. A proposito di Bordini e Stocchetti di Torino, questa mattina di Bordini via è arrivato un plico per voi. Un plico? E che cos'è, un avviso? No, una cambiata. Grazie tanto, Don Antonio. Mi avete portato all'aperitivo per i broccoletti. Io portiere sono. Lo so. Ringrazio assai. Una cambiale. Prego. No, ci mancherebbe. No, per carità. No, siete in casa vostra. Volete così. Grazie. Scusate, volevate passare. È passato, grazie. Chiudo io, eh? No, comodo. No, lasciate. Ma per carità. Ma chiudo io. Ma che sarebbe? Volete così. Vabbè. Che fate? Avete lasciato aperto. Avete detto che chiudevate voi? Don Antonio. Lasciala per Vi siete fatto male? Ma voi siete un castigo di Dio. Scusate tanto, io non sapevo. Ma lasciate fare a me, le cose mie me le faccio io. Ma voi ci mettete il piede sotto. Ma dico... Ma lasciatemi in pace. Dunque, signor Turchesi, io volevo... Lo Turco, vorrei fare una domanda. Lei ha mai fatto biglietti da visite false, sì? Come sarebbe a dire? No, dico, sul biglietto da visita uno ci può scrivere quello che vuole. O ci vuole una regola statale, parastatale, che so. No, che statale? Uno sul biglietto da visita scrive quello che vuole. Se è commendatore, scrive commendatore. Se è cavaliere, scrive cavaliere. Se è titolato, ci metti il titolo. Ho capito. Ce ne sono, anzi, che più si credono importanti. E meno sono. Qualcosa. Magari sono dei falsari. Come sarebbe a dire? No, dico... No, dico... Non ho capito questa cosa. Le posso offrire un caffè? Sì? Andiamo. Sa come? Aspetti e vedrà. Vediamo. Ecco fatto. Dunque, signor Lotrivoli. Loturco. Signor Loturco, scusi tanto. Mi stia a sentire. Questa è lei. Questa tazza. Questo invece è l'altro. Il capitalista. L'altra tazza. Profittatore. L'altra tazza. Questo invece è il capitale. Lo zucchero. Un momento. E se no è finito. Mi lasci fare. Dunque, in origine sono senza zucchero tutti e due. E cioè, lo turso. Turco. Lo turso e la terza. E la tazza. La tazza. La tazza. La tazza. E lo turso. La tazza. Lo turco. Lo turco. Lei cosa farebbe? Che farei? Lo vede? Non lo sa nemmeno lei. Questo invece lo sa. Lo sa e ne approfitta.
Cosa pensa lei? La smetterà una volta. Lei pensa così perché è un grand'uomo, una persona per bene e ha fiducia nel prossimo. Questo invece no, è continua. Guardi un po'. È continua, continua, continua. Continua sempre? Sempre. No, lei non continua più. Se no va alla cassa e paga il supplemento. La prepotenza. Ecco, questa sarebbe l'unica soluzione. La prepotenza? Eh sì, perché, diciamocelo francamente, caro signor... Boturco. I tipi come lei sono quelli che si fanno mettere i piedi sulla testa. Sulla testa? Già, perché vede, signor... Loturco! Vede, signor Loturco, lei rappresenta la parte sana, la parte onesta, la parte pulita del paese. Viceversa, quelli sono proprio la parte, capito? Ma quelli chi? Ma come quelli chi? E di chi stiamo parlando? Degli speculatori, degli esosi, degli approfittatori, cioè dei ragionieri Casoria. Ma chi è questo ragioniere Casoria che viene in mezzo ogni tanto? Oh, è quello che si frega lo zucchero. La Casoria si frega lo zucchero? E anche il carbone. Zucchero e carbone? Già. E non va in galera? No, perché questi sono furbi, questi la sentono il codice penale, ma non incappano dentro. Ah. Guardi, guardi quello là, quel tipo. Ma non guardi però, guardi. Ma non guardi. Ma come faccio a guardare senza guardare? Guardi, ma non faccio vedere che guarda, insomma. Va bene questo? Sì, questo qui. Quello lì. E chi è quello? Ragioniere Casoria. Ma che Casoria? Vicino. Vicino a Casoria? Fatta Maggiù. Fatta Maggiù. Caivano. Ma che Caivano? Tardì. Oh! Pure annunziato. Signor Loturco. Maria Capoletere. Io non glielo ho detto fino adesso per educazione, ma lei è proprio fesso. Oh. Beh. Oh. Come beh? Non gliel'ha detto mai nessuno. No, ma adesso che me l'avete detto, che faccio? Ci sarebbe una soluzione. Oh. C'è una soluzione. Esatto. Adeguarsi. Ah. Adeguarsi. Venga con me. Avete detto adeguarsi. Questo è il segreto. Sentiamo. Ma quale segreto? Se io fossi lei, mi adeguerei. Ma scusi, lei è una cambiale in protesta. Non c'è un centesimo in tasca. Il lavoro scarseggia. E come? Ha le scarpe con le toppe, sopra e sotto. Se io fossi lei, mi adeguerei. E va bene, io mi adeguo, ma in che modo? Ma come in che modo? Passiamo dall'altra parte. Da là. Ma no, passiamo, cioè, saltiamo l'ostacolo a pie pari. Ma come? Ma come? Disertiamo, va. Ma disertiamo dove? Passiamo dalla parte dei mal ragionieri Casoria e compagni. Casoria e compagni? Non ha capito. Ma io veramente qua... So. Chi è? Chi è? Che è successo? C'è pericolo? No, dico che c'è. Ma chi è? Ma mi vuole ascoltare? E sto ascoltando. Se lei mi dà un minuto di tempo, un minuto di pazienza, io le spiegherò una cosa che certamente le potrà interessare. Andiamo lì dentro. Nella metropolitana? Non c'è mai nessuno. Ma... Venga con me, mi ascolti. Guarda, lascia. Ma che vi siete messi ascolti in la voce? Ma la voce del sangue? La voce di chi? Oh, per essere belli sono belli. È vero? Sono autentici. Che incisione. Magnifici. E la carta, l'ha vista? Guardi, guardi che carta, guardi che carta. Sì, sì. Eh? La carta... Magnifica. Ma mi pare un poco troppo lungo. Ah, ciao, ho sbagliato, questa è quella di famiglia. Questa qua, sì. Questo è filagrafico. Sfido gli, viene da Policlinica dello Stato. Poligrafica. Poligrafica dello Stato. Sì. Avevo ragione? Sì. Sì. E allora passiamo all'atto pratico. Per carità, don Antonio, io ci ho dato un'occhiata così da amatore. Ma per carità. Ma pensate che soddisfazione per un tipografo. Dal biglietto da visita passare al biglietto da 10.000 lire. A parte tutto, insomma... Don Antonio, ma diciamo quello che è, io mi intendo solamente di bianco e nero, qui si tratta di qualità di inchiostri, di nuance, come si dice, di sfumature, qui ci vorrebbe un esperto. Già, adesso ci tiriamo dentro il terzo uomo, ma non mi fate ridere. Ma è necessario, sarebbe necessario, ci vorrebbe uno che ne capisse di colori. Di colori? Quelle,
Un pittore andrebbe bene. Ce l'ho. Ma è un artista. Artista? È un grande artista. È quello? È. Quello è il pittore. Ma perché non va? Ehi. Oh, signor Lo Struzzo, è me. Turco. Lo Turco. Ma che vogliamo pigliare Picasso? Vogliamo De Chirico? Vogliamo far risuscitare Raffaello? Ma io non voglio far risuscitare nessuno, ma qui ci vuole un artista, ci vuole un mezzo imbianchino. Ah, non bestemmiate, per carità, non bestemmiate. Quello è un artista. E si capisce, nei momenti così si adatta pure a fare quello che fa, disgraziato. Ma ci possiamo fidare? Per carità, senz'altro. Ma scusatemi, quando uno è pieno di debiti, alle cambiali in protesta, allo sfratto, si muore di fame, ci si può fidare senz'altro. Io non mi sono fidato di voi. Questo è vero. Buongiorno, Cardone. Oh, signor Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Come va, Conoscete il signor... Lo Turco. No, Cardone, piacere. Ma come, non vi conoscete? No. Eppure abitiamo nello stesso palazzo. Ma quello è un alveare. È grande. A proposito, come va questo lavoro, come va? Beh, così, non c'è male. No. Però c'è un certo rilievo, È vero, è vero. Oddio, c'è uno stile, una personalità. Io sarò profano, non ne capisco, però a me mi ricorda un tantinello il pinturicchio. Della prima maniera. Della prima maniera. Perché questa maniera qua è l'ultima. È proprio l'ultima. A proposito, signor Cardone, c'era questa per voi. Sopra c'era scritto urgente ed io ho creduto opportuno portarvela. È dell'amministrazione. No, ma è niente. Dice niente. Signor Pinturicchi, allora, io non ficco il naso negli affari degli inquilini, ma un po' d'occhio l'ho fatta, no? Quello è un intimo. Ah, è un intimo? Un intimo. Ah. È un intimo disfratto. Ah. Signor Antonio, voi mi mortificate. Ma che mortificate? Perché c'è lui. Quello è un disgraziato morto di fame come noi. Don Antonio? Morto come noi. Ah, come noi, Dunque... Questa epoca... che bisogna rassegnarsi, passare tutti quanti dalla parte della giuria casoria. Ma è proprio lui che mi ha mandato lo sfratto. Ah, questo non ha capito niente. Gli offriamo un caffè. Sì. Un caffè? Volentieri. Con molto zucchero? Con molto zucchero. Andiamo. Dunque, Cardone. No, non è pane mio, no. Aspetta pazienza, finché si tratta di smalti di colore a olio, vabbè. Ma qua si tratta di inchiostri grassi. O grassi o magri. Don Nando, io l'avevo detto. Io credevo invece. Ma che credevate? Questo è un imbianchino. No, Giandurco, non bestemmiato, questo è un artista. Fa così perché gli sa perché. Adesso ormai mi trovo nel ballo e qui mi tocca ballare. Ma comunque, Cardone, qui bisogna guardarsi negli occhi, guardiamoci nella coscienza di ognuno. Guardiamoci. Parliamo chiaro. Voi ve la sentite o no? Ve la sentite? Non se la sente. Un momento. Ve la sentite? Me la sentirei. Se la sente. E allora? Con un poco di sforzo. Cardone, mi è sforzato, però non abbiate suggestione. Qui siamo tra di noi. Allora. Noi facciamo peccato. Facciamo peccato. Peccato mortale facciamo. Facciamolo questo peccato mortale, che dobbiamo fare? Io tengo solo la mamma. Non cominciamo a tirare fuori la mamma, guardo. Se lo dovesse venire a sapere. No, io non ci sto. Io la notte voglio dormire, non voglio essere eroso dai morsi della coscienza. Allora volete essere eroso dai morsi della fame? È l'intimo disfratto. Cardone, l'intimo non vi rode. Ma la mamma. Ricominciamo con la mamma. Cardone mio, tutti abbiamo una mamma. Vabbè. Allora tentiamo. Oh, sotto, lo Turco! Andiamo, su. Su, ti sei deciso, su. No. Cardone, su. Non andiamo, lasciatemi perdere, per piacere. No, io... E capisco anche lui, capisco quello che ha detto il reverendo qua, come si chiama il signor Cardone. No. Ma ragazzi, non ci dimentichiamo io chi sono. Io sono un tipografo. Ma che avete in testa? Qui parla chiaro. Qui sta scritto, la legge punisce i falsificatori e gli spacciatori di monete false. Qua si va in galera. Ah, e qui vi volevo. Eh sì, perché noi non spacciamo la moneta falsa. Questo cliché è autentico. È sacrosanto autentico della zecca.
È chiaro. Casomai noi tutto al più possiamo essere una succursale. In francese si direbbe una dipendance. Quando a un esercente capita il nostro biglietto fra le mani, questo lo guarda e fa, dice, ah, questa è la banconota della dipendance. Sì, 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 è buono. Dagli il resto a questo. Po, 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 e ci paga. Ma che dagli il resto? Ma che la zecca va data l'appalto? Don Antonio, non dite stupidaggini. No, 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 non ne parliamo, per carità. Va bene, diamo un calcio. No, no, noi diamo un calcio, già lo date. E diamo in calcio la fortuna. E diamo. Te, fortuna, te, fortuna. Ma io non parlando proprio. Non ne parliamo più. Non ne parliamo. Lasciamo andare, abbiamo scherzato, non ne parliamo. Non ne parliamo più. Più. Io però. E ne parlate? Questa è la parte. Ne volete parlare? Ne parliamone. No, ripensandoci bene. In fondo, noi nei confronti della legge siamo a posto. Anche la carta è autentica. Tutt'al più può essere definito un reato a responsabilità limitata. E che ci fanno a noi? Che ci fanno? Va bene, vuol dire che io mi trovo nel ballo. Io continuo a ballare. Io ballo. Voi ballate? Io ballo. Voi ballate? Io non ballo. E come ballo io che sono tipografo, voi non ballate? Eh no, cari signori, io ho sentito quello che avete detto qui, dianzi, entrambi, tutti e due, con questo orecchio. Non sono mica sordo, so. Lui c'è la bambina con la pittura. Voi ci avete la tipografia. E scusate, anche io potreste avere nella media borghesia italiana occupo una società. Scusate, io sono una portineria ben avviata. Ho inquilini che vanno e che vengono, che quando è Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto mi danno insomma la mancia, soldi, all'uomo del mio romastico mi danno fiori, candele, eccetera, e c'ho tre figli. E allora, non faccio la parola, non si basta, ma lasciamo. È finita, come non ho detto. Noi non ci siamo visti. E quello dorme. No. No. Per carità. Ma chi? Si va in galera. Si va in galera. Come vedi, figlio mio, io resisto per far onore alla tua divisa. Buongiorno, Marcè. Ciao, Riccardo. E papà? Sta al primo sonno. Anche oggi. Ma lo sai che è una settimana che dura questa storia? Pure stanotte sarà rientrata alle 3. Non ha acceso neanche la luce per non svegliarmi. Sembrava un ladro. Che cosa farà?
Ma dove andrà? Ma io non ci vedo chiaro. Andrà a fare qualche straordinario in tipografia? Sì, tipografia. E allora va all'osteria? Sì, all'osteria. E allora dillo tu che la sei tanto lunga. Ci sarà di mezzo qualcuna. Dici? E come no? Mi dispiace. In fondo, da quando è solo, papà è sempre stato così serio. Ma cara mia, noi uomini abbiamo le nostre esigenze. Ma cammina, va. Accidenti ai gatti. Se ne acchiappo uno, me lo mangio. Bestie immonde. Disgraziati felini. Non fate così, se ne accorgono, sentono questo fischio. No. Oh, questa notte è la volta decisiva? Speriamo, ma ci vuole un modello. Un modello? Un biglietto da 10.000, vero? E chi ce l'ha? E d'altra parte non posso lavorare più sui ricordi, a memoria. E come si fa? Come si fa? E 10.000 di chi ce l'ha? Vedete lo turco. Ma che siete pazzi? Quello non c'è nemmeno gli occhi per piangere, lo turco. Vado a chiedere 10.000 lire allo turco. Come si fa? Come si fa? Vuol dire che mi sacrificherò io. Pazienza. Mi dispiace. Lo so, pure a me, figuratevi. L'ultimo ricordo di famiglia. Questo era di mio padre. Un sarcofago autentico. Un sarcofago? È francese. Ma questo è un roscoff. Vabbè, un roscoff, un sarcofago è lo stesso. Bello. Lo porterò da Vizzicone. E speriamo che lui, quello strozzino, mi dia un biglietto di 10.000 lire. Mi raccomando. Fatevi dare un biglietto da 10.000, bello, grande. Sì, me lo faccio dare due piazze. Gardò, quelli biglietti di 10.000 lire è misura standard, per carità. Beh, ci vuole più rosso. Rosso, rosso, subito il rosso. Ecco il rosso. Se permettete lo metto io. Per carità. Io sono maestro, maestro, maestro. Ci siamo. Ci siamo. Scusate. La cornice è proprio quella. La cornice è la morte sua, È precisa. Maestro, tocca a voi. Sotto. Sì. Lo turco, sotto. A questa bocca. A questa bocca. Presto, Ecco. Asciugamano. Subito, asciugamano. Asciugamano. Ecco, asciugamano. Alcol. Subito l'alcol. Alcol. Subito. Alcol. Questa. Sì. Alcol. Solvente. Alcol. Solvente. Solvente. Ecco il solvente. Adagio. So io come si fa. Scusate. Ecco. Dunque, che fate? Si sta pigliando la granatina, eh? No, no, non è il momento. Scusate. Capita con Bino. Asciugamano. Rullo, sì. Rullo, proprio, È quasi rullo. Ma no, il rullo. No, quella specie di mattarello. Ma da destra, sono qui. Eccolo. Si impasta tutto. Sì, sì, per carità. Ecco. Basta un buco. Ecco. Date. Figurati. Ci siamo, Ci siamo. La carta. Subito. La carta. Ecco fatto. Ecco qua. Magari portato sempre a pezzi. Era morto per comodità. Filagrana. La filagrana. Ta. Donna, è il momento di scherzare. No, scusatevi. La filagrana. È la contentezza. Ecco qua. Piano. Abbiate pazienza. Ehi. I portieri su. Ehi. Ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siamo. Siete d'accordo? Ah. Siamo d'accordo. Le pinze. Ecco. È un miracolo. Ecco. Anima di mia moglie, perdonami. Don Antonio. Alla faccia del ragioniere Casoria. Perdona, la prima. Mi sento, ma... No, Cardù, no. Mi sento, ma... Non fate così. Uno spruzzo d'acqua. Dove? In faccia, subito. Cardù, per carità. Cardù. Io direi di fare l'esperimento in quel bar lì,
Quello notturno. Sì, quello spacciamo la prima 10.000 lire false. Sì. Sì. Andate. Come andate, andate? Un momento, andate, così. E tocca a voi. In queste faccende noi siamo consorti. Vabbè. Facciamo la conta a chi ci deve andare. Facciamo la conta. Per lui, Per i più giovani. Per i più giovani. Sì. Per me. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ma scusate, come avete contato? Che? Come avete contato voi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, c'è un errore. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tocca a voi. Scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentite, non mi fate arrabbiare. Arrabbiare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tocca a voi. Oh, sentite, per piacere, io nell'avvertenza mi elimino. Però non c'entra più, lui è fuori. Vabbè, e allora? Lo turco. 1, 2, 3 e 4. Sentite, voi siete un bravo tipografo, ma come contatore non valete niente. Abbiate pazienza. Era 4. 1, 2, 3 e 4. Tocca a voi. Scusa, 2, 3 e 4, tocca a voi, andate, abbiate pazienza, tornatore, sbrighiamoci. Io mi elimino, abbiate pazienza. Mi eliminate. Si capisce. Allora rimango in gara solo io. Poi su. Andate. E ricordatevi di spacciare il biglietto falso, non quello buono. No, io a quello buono ci ho fatto una crocetta vicino. Non mi confondete. Andate. Violate, Andate. Dunque, allora, vabbè, andate. Ma avete chiamato? No. Andate. Non mi chiamate. Ma chi vi chiama? Nazionale esportazioni morbide per cortesia. Ecco qui 5 esportazioni morbide. Fiammiferi per favore. Pronti. Me le volete cambiare con più morbide perché sono. Più morbide. 3 toscani. Tutte morbide. Ecco qui. 3 toscani. Queste sono morbide. Grazie. Lei che vuole? Che vuole? 3 toscani. Mi ricresce, i toscani sono finiti. Beh. E allora mi dia una saponetta. Saponetta? Palmolive? Sì, palmolive, bene. Ecco qua, palmolive. Grazie. Un momento, Ecco qua. Ecco qua, 10.000. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ah, senta, lei? Ho trovato un sigaro toscano. Beh, non fa niente, grazie. È meglio che non fumo. Buonasera. Buonasera. Dei cerini, per favore. Non si può mai stare tranquille. Oh, si vergessen immer die Schlüssel. Oh, diese Leute. Ma chi è? Sono io, Michele. Nein, Michele, aber ist es möglich? Nein, ich bin so glücklich, dass du hier bist. Non mi aspettavi, No. Aber komm doch mal schnell, entra, vieni. Vieni. Michele! Michele! Nonnina! Oh, caro Michelone mio! Ma come stai? Ma come va, Michele? Eccolo qui! Ma sei ringiovanita! Come no, Ciao! Oh, Michele! Come stai? Sarai stanco, Ma tu non ce l'avete davanti! Venite qua, sulle ginocchia! Mustafa! Ecco, così! Anche Mustafa! Qui! Michele! Mustafa! Che bello! Vieni qui! Bello. Su! Così, ma non potevi avvertirci? Ma è meglio così, ci ha fatto una bella sorpresa, no? Sei in licenza. No, dopo ti spiego. E papà, dov'è papà? Io ho deciso. Ah. Faccio un bel guardaroba fornito. Tutto a doppio. 2 vestiti, 2 camici, 2 collette, 2 cravatte, 2 paio di bretelle, 2 cinte, 2 calzoni, 2 mutande, 2 fazzoletti, 2 scarpe e un bel cocomeri americano. Di capello. Cocomeri? Di capello, col cappuccio, americano.
Americano, col compagno. Ma che ci sono i cocomeri americani? E come non ci sono i cocomeri americani? E l'hanno portata loro da lì, adesso li fanno anche qui. I cocomeri, quello col cappuccio che guarda fa freddo, io me l'alzo sotto al portone. È vero, me l'alzo e sono incappucciato. Ho capito, i Montgomery. I Montgomery incappucciati. I Montgomery, sì, 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 quelli a tre quarti. A tre quarti, sì, con i calamari. Con i calamari, sì, bravo. Sì, sì. E le scarpe. È l'unica cosa che ci tengo, le belle scarpe nuove. È la base. Bella, sapete, quella là... Con lo scrocchio. Ecco, ma con lo scrocchio. Ti chiacchia. Danno importanza. Ecco. Avete deciso qualche cosa per queste scatole? Ah, sì, sì, io già ho deciso. Prendo la mina e vado a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme. Ah, Terra Santa. No, io vado a Monte Carlo. A Monte Carlo? Monte Carlo. Monte Carlo. E dov'è? È della Francia meridionale, della Costa Azzurra. Posto meraviglioso. C'è il casino. Cosa c'è? Casino. E c'è bisogno di andare a Monte Carlo, scusa. Ma a giocare. Come hai capito. Chi è? Vigilanza notturna, chi c'è dentro? Sono io, la Turco. Sto facendo un lavoro straordinario. Ah, signor Lo Turco, sentivo dei rumori, buonanotte. Buonanotte. E qui bisogna mettersi a lavorare, sì, don Antonio, sì, sì. Se no il nostro progetto è Monte Carlo e Gerusalemme liberato qua se ne va in aria. Sì, sì, lavorare. Bisogna lavorare, sodo. Sodo. Stanotte. Ma come dico io, la guardia confinaria deve stare al confine. E tu che stiamo da fare qua? Papà, le guardie di finanza mica fanno servizio soltanto in montagna. Mi hanno trasferito qui, a Roma. A Roma? Al confine romano? E non sei contento? Contentissimo, figurati. Tu cadi proprio come il calcio sui maccheroni. E fai quella faccia. Quale faccia? No, dico... Ah. Mi sembri turbato. Beh, un effetto ottico. Tu stavi dormendo. Capirai, figlio mio. Abbiamo tanti guai per la testa. Sì, lo so. Mamma mi ha spiegato. Ho saputo anche della faccenda dell'amministratore e che tu non hai accettato. Papà, hai fatto bene. Tu sei sempre stato un uomo onesto e di questo devi essere molto fiero. Ah, certo, figlio mio. Figurati, sono onesto, modestamente sono fiero. Ma poi adesso ci sono anch'io, posso darti una mano. Per carità, ci mancherebbe altro. Ah, guadagno molto di più, sai. Presto servizio al nucleo volante. Nucleo volante? Vale a dire all'aeroporto? No, nucleo volante, la tributaria. Ah, la tributaria, le tasse. Sì, anche quelle, ma soprattutto contrabbando, traffico di valuta, vigilanza sui monopoli, contraffazioni. Anche le monete false? Certo. È giusto, la guardia tributaria anche le monete false. Le mette, insomma, in tributo, è giusto. È una bella carriera, sai. Posso diventare anche sottufficiale. Oh, te ne freghi. Sì. Ma tu, che fai, papà? Dove passi la notte? Non vedi che è quasi giorno? Alla notte io sto fuori ai night club. Cosa? Fuori ai night club. Per arrotondare, insomma, l'incasso finanziario giornaliero della casa che costa. Capisci? Apro gli sportelli e mi danno le mance e conguaglio. Sì, e così la notte non dormi. Chi dorme non piglia pesce, tu vorrei dire. Ma, figlio mio, io ci tengo. Che cos'è questo? Ah, no, niente, per carità, questa è cosa. Ecco, lo sai,
come si dice in francese? Carta igienica, papier igienique. L'ho vinta alla lotteria. Papà, mi dispiace, io non voglio che tu faccia queste cose. La lotteria con la carta igienica? No, che tu rimanga fuori la notte. Ah, va bene, vuol dire che... Cosa vuoi che ti dica? Vuol dire che non rimango... No, ma che fai? Ma tu sei a piedi nudi? Ma sei pazzo? Fa freddo? Beh, ho le pantofole qui sotto. No, per carità! Per carità, devo il sangue in testa! Tu sei guardi confinare, stai in alto, non puoi abbassarti. Ti fa male, mettiti. Mettiti a letto, grazie. Mettiti a letto. Mettiti a letto. Papà, vai a dormire pure tu, subito. Eh? Subito. Mettiti a letto, mettiti a letto. Copriti. Giorno. Ciao, Riccardo. A che ora è tornato stanotte? Sì, stanotte è rientrato stamattina. Qui andiamo male, guarda un po' chi ha portato a casa. Ma che c'è? E che ne so, adesso apriamo e vediamo. Ma che sei matto? Oh, noi abbiamo delle responsabilità. E se poi papà si mette in qualche guaio? Ma perché? Intanto questo lo teniamo nascosto sotto il letto, occultato. Ma che c'è dentro? A me mi sa che quello stampa della roba terroristica, della politica fuori legge, vedrai. Ma cammina, va. Sì, devi dire che confusione che la bottega la mattina e lui ci lavora la notte, io lo so. Fermi! Io t'ammazzo, sai. Papà, io t'ammazzo. Papà. Come ti permetti di toccare questa roba? Sì, abbiamo fatto male. Ma tu credi di comportarti bene? Ah, perché io mi comporto male e voi no. Ehi, mamma, io sono, non sono il capo di casa. O chi sono io? Quando uno vuole il rispetto dei figli se lo deve meritare. Non si passano le notti fuori a fare chissà che. Ehi, ragazzine, voi mi state diventando prepotenti, sapete. Badate che ho le mani pesanti. Pesanti ce l'ho. Ma io lo dico per te e anche per Riccardo. Dovresti essere tu a dargli il buon esempio, che lui è già abbastanza lazzarone. Come? Lui stampa i manifesti clandestini e il lazzarone so io. Ma sì. Che stampo io? Manifesti clandestini. Se no, che c'è in quel pacco? Clandestini. Clandestini, se anche fosse. Clandestini. È roba di sette di carbonari, dei comitati politici nascosti della squadra della Rosola, la squadra dell'Audacia. Senti il figlio della Luba. Meno male che eri ribellare. Resipiscenze. In fondo mi sono accorto che ho passato cosa lì, c'erano delle cose buone e i treni arrivavano in orario. E zitti, non passate voce di questi comitati. Avete capito? Viva l'Italia! Ciao papà, ci vediamo a pranzo. Ciao. Ho lasciato le sigarette. Ciao. Papà, ma che fai? Niente, mi dico le orazioni. Ah. Stamattina ho proprio la testa per aria. Ho lasciato anche i guanti. Ciao. Grazie. Michele. Marcello. Ciao, come stai? Bene, tu? Come sei cambiato? In meglio o in peggio? Come corri, ci siamo appena visti e già vuoi la dichiarazione. Non te l'ho mica chiesta. Certo, tu non rispondi neanche alle mie lettere. Oh, lettere, al plurale, di piuttosto una cartolina. Tre cartoline. Sì, però io ti ho scritto a Natale e tu non mi hai risposto. Hai ragione, ma sapevo di dover venire da un giorno all'altro, quindi... Ti hanno congedato? No, cambio reparto. Allora vai via di nuovo. Ti dispiace? Adesso sei tu che vuoi la dichiarazione. Sono contento di averti incontrata.
Sai, ero convinto che non ci pensassi più. A che cosa? Beh, a me. Ah, invece tu proprio non ci dormivi la notte. No, dormivo. Con le alzatacce che ci facevano fare, dormivo e come. Ah, vedi? Però ti sognavo. Ci vediamo stasera. Se vuoi. Beh, io adesso devo correre al comando. Vengo a cercarti più tardi. Ciao, brutta. Ciao, bruttone. Allora ci divideremo in due squadre. Brigadiere Solmi e Peluso. Gli altri in borghese e con me. Queste sono le riproduzioni fotografiche. Guarda un po', tu che te ne intendi. Caspita, molto meglio di quelle di Torino dell'anno scorso. Beh, quelle erano una specie della reclame del sapone Bafi. Se troviamo chi le ha incise, bisognerà farlo assumere al poligrafico. L'ufficio tecnico ci segnala qualche piccolo particolare. Sì, eh? La squadratura, per esempio. Il taglio, ma studiateveli con comodo. E quanti biglietti finora, maresciallo? 7, ma forse l'ondata grossa l'avremo nelle prossime settimane. Questo è l'elenco dei professionisti. Solmi, tu ti incaricherai delle piccole tipografie. Signor, sì. Passa dal brigadiere Nocera e fatti dare gli elenchi. Agli ordini, maresciallo. Arrivederci. Agli ordini, maresciallo. Noi ragazzi seguiremo un'altra pista. Tu, Michele, andrai a Petralla, poi ti spiegherò. Ma se le cose andassero bene, sarebbe un bellissimo colpo. Che ne dici, Bonocore? Sì, signor maresciallo. Andiamo. Da Pizzigoni. Gli vado a dare uno schiaffo morale, gli vado. Ma no, vieni qua. Vieni, senti, ho una bella notizia. Che è successo? C'è una cosa molto importante, davvero. Piano. Sag mir doch mal. Was hat der Marschall gesagt, Michele? Nein, nix zu sagen. Aber warum dann doch nicht? Ich bin doch deine Mutter, du bist doch mein Kind, du hast doch alles immer gesagt.
Hai capito? Ma chi li capisce? Chi li capisce? Questi stanno al di là della linea gotica. Oh. Ma gli hanno affidato una grande missione, importantissima. A lui? Uh-huh. In tedesco? Sì. Ah sì? Sì, sì? Bravo. Ma non vuol dire altro. Perché lui dice che ha un segreto d'ufficio. Si capisce? Lui è una guardia confinaria tributata. Ah, sì. Insomma, deve mantenere il segreto d'ufficio. Lui è come un libero professionista. Bravo. Però a te, papà, lo voglio dire perché so che non dici niente a nessuno. Vabbè, si capisce. L'omertà paterna dove la mettiamo? Dai. Senti. Perché a lui sì, a noi no? Falsari. E lei adesso me lo dice? E quando lo devo dire? Quello stava sulle Alpi tranquillo. E la tragedia non è questa. È che hanno individuato i nostri biglietti da 10.000 lire falsi. Oh, mamma mia. Cardona, non faccia così. Ma è possibile che ogni volta lei va in delitto? Che è una donnetta. Su, non faccia il bambino, Cardona, non faccia il bambino qua. Su, allora. Su, coraggio. Vediamo la mano, perché fa... Oddio, questo c'ha la mano morta. Oddio, questo si è irrigidito. Cardona! Ma che? La cercherei un occhio. Che succederà a te? Che succederà? Io l'ho sempre detto, in questo paese non si può fare niente. E poi mi vengono a parlare di iniziativa privata. Bambino! Su, stia su, che diavolo! Tanto non lo sanno ancora che siamo noi. No! E no. L'essenziale è questo, cercare di non spendere più un soldo. Perché lei ne spese molto? Sì, lo spese, si capisce, le esigenze della vita, insomma. Comprate le cose che, insomma, ove in me, è ovvio, no? Cardona, adesso basta! Sì. Basta. E specialmente con i cappotti nuovi, basta, non se lo comprano più. Sì. Oh, un'altra cosa, che poi sarebbe la prima, dobbiamo distruggere la valigia con i cliché e la carta filagrata. Sì. Perché quelle se ce la trovano, sono castighi. Quello è il corpo del reato. Perché non si fa aiutare dallo turco? Sono stato dallo turco, non l'ho trovato. Ah. Se va in giro per farsi delle scarpe. Ah. Quello è un esibizionista. È imprudente. Sì. Dunque adesso andiamo giù. Prendiamo la valigia e la portiamo in un posticino che so io. Ah. Adesso? E quando? Domani? No, perché non aspettiamo che scenda la notte? Ma che siete pazzi? Quello come davanti ci sono addosso. Sì. Per carità, andiamo, su. Che fa? No, per carità! Mettetelo con lo straccio di quanto accavate prima. Sì. Se lo vedono con questo, se ne accorgono subito. Un tipo come lei, con questa volpa addosso, si dice subito, quello è un falsario. Andiamo, su. Andiamo. Che no? Nessuno.
Ma che fai lì? Mio figlio. Ah, che faccio? Niente. Sì, tu piuttosto che fai qua? Passeggiavo. Ma che state sotterrando? Abbiamo sotterrato, sì. Che cosa abbiamo sotterrato? Ecco. Vuoi sapere? Che cosa abbiamo sotterrato? Una carogna. Che potevamo sotterrare? Una carogna. Una carogna? No, non lui. Ma che dici? Povera bestia, è andata sotto una macchina. Vestimento. Sì, sì, sì. Un cane? Un cane? Sì, un cane, adesso mi ricordo, un cane. Un cane. E di chi era? Il vostro, Mustafà. Mustafà? È morto Mustafà? No, non glielo volevo dire, a Michele dispiace. Oh. Mustafà. Oh, poverino, quanto mi dispiace. Vorrei sapere perché avete detto Mustafa. Non mi mortificate, per quella confusione non sapevo che dire. Ma come non sapete che dire? Bisogna pensare, riflettere prima di parlare, no? Stasera mio figlio quando torna a casa e vede il cane, vorrà sapere da me che cosa stavamo sotterrando e perché abbiamo detto la bugia. Se scoprirà tutto, reggetemi il cane. Sì. Queste sono le cose che impediscono il delitto perfetto, caro Gattù, si capisce? Che volete fare? Lo volete ammazzare qua? Dove l'ammazza? L'ammazzatura? Io non ho il coraggio di guardare. Come non ho il coraggio di guardare? No. Nemmeno io ho il coraggio di guardare. Ma a me è giustificato, io sono il padrone del cane. Abbiate pazienza. E qui c'è qualcuno che guarda, se no gli l'ammazza. Tu, adesso voi me lo pigliate, gli aprite le braccia e io con un fendente vado dritto al cuore, su. Su. Guardate. Non posso. Come se fregasse. No. Non posso. E guardate, come se fregasse. Implora pietà. E adesso come si fa? Io non ho più il coraggio. Voi il cane mi avete smontato. Niente, non l'ammazzo. No. Come facciamo? Adesso lo... Ho un'idea. Adesso lo leghiamo vicino a una pietra. Sì, sulla nazionale c'è su. Una pietra emiliana. Come che? Le pietre emiliane. Che di che paese siete? Che sono queste pietre? Come che sono? Durante l'estate ci sono quelle pietre emiliane, quelle con i loro. Donando le pietre emiliane. Eri stesso. Eccoli, qui. Leghiamolo. L'arma la butto. Sì. Tanto qualche anima buona, va se lo vedi. Questo in fondo è un bel cane. È un San Bernardo. San Bernardo. È un crucio, eh? Sì. È un San Bernardo. Avete avuto proprio una bella idea. Sì, allora andiamo. Nessuno ci ha visto. Addio, Mustafa. Ciao. Buona fortuna. Ciao. In bocca al lupo. Buon lavoro, brigadiere. Grazie, in bocca al lupo. Buona fortuna a Metralla. Buona fortuna anche a voi. Grazie. Arresterei. Che ladro. Per prezzi, 7.000, 8.000, 9.000. Quelle da 8.500 le ho viste a Macerata 5.000, identiche. Ma che succede? Ma dove si è cacciato? Sono 3 giorni che la cerca e non la trovo. A casa non c'è, la tipografia è chiusa. La tipografia è diventata un'attività marginale. Ah sì, eh? A proposito, ma voi il vestito nuovo non ve lo siete fatto? Vestito nuovo? Tra giorni ce lo faranno a strisce il vestito nuovo. Un pigiama? Il pigiama, sì. La tributaria ci sta braccando. Siamo braccati.
Mio figlio mi ha detto che una squadra sta controllando tutta la tabaccheria. Oh, e quello è stato il primo biglietto che avete spacciato voi. Ah sì, l'ho spacciato io. Ma chi è che mi ha fatto capo a me? Chi mi ha eletto a me? Zitto. Chi è che mi ha eletto deputato? Voi, il popolo. È vero, onorevole, è vero. La Camera farete un discorso su questo argomento. Certo, è ovvio. Anch'io voglio venire alla Camera. Sì, vi porterò me qua alla Camera. Alla Camera di Sicurezza ci andiamo assieme? Oh, ma insomma voi siete pazzi, ma mica me ne importa. In fondo cercano voi, non cercano me. Anzi, facciamo una cosa. Da oggi in poi, quando ci incontriamo, non ci salutiamo nemmeno. Teniamoci lontani, evitiamoci. Buongiorno, buonasera e passi. Sì, oh, signore. Sarà chiuso per lutto. Di solito c'è scritto. Beh, continuiamo il giro. Ripassiamo più tardi o domani. Chi c'è in lista? Beh, ce ne sono 7 ancora. Ecco, la tipografia Durantini in via dell'Orsolino. Ecco, andiamo. In fondo, ripensandoci bene, non è mica torto, sa? Quello che ha detto. Evitiamoci. Quando ci incontriamo per la strada? Buongiorno, buonasera, e pass. Ma... Portiere? Chi è? Buongiorno, cerco Di Michele Bonocore. Michele Bonocore è mio figlio. Piacere, sono il maresciallo Tenti. Perbacco, lei è il capoccia. Oh, scusi tanto, volevo dire, è il maresciallo. Grazie. In che cosa posso essere qui? C'è Michele? No, Michele è uscito proprio in questo momento. Ah. Prende un bicchierino di rosolio? No, grazie. Lo deve prendere. Mamma! Che c'è? Bicchierino di rosolio al maresciallo. È finito. Ma come la bottiglia di rosolio? Contate 3 mesi fa, è già finito. Mi dispiace. In questa casa il rosolio va come l'acqua fresca. Se veniva ieri, trovavo il rosolio. Sì, ma non si preoccupi. Guardi, io sono stato qui vicino e passando ho pensato... Volevo avere qualche notizia su una certa cosa, ma non ha importanza. Ti è andata male, eh? Che cosa? Una certa cosa. Petralla. Ma lei come lo sa? Come lo so? Scusi tanto, Mariscio. Io sono il padre, quello è il figliuolo. Ciao, papà. Buongiorno, papà. Ciao. Che c'è da mangiare, nonna? Nonna, lo sa che oggi ho preso ottimo italiano? Bravo. Bene, io vado perché ho molto da fare. Arrivederci, Mariscio. Oh, senta, Mariscio. Non mi chiami... curioso, capita, come padre di finanziere, a che punto siano? A buon punto. Certe volte, vede, basta una traccia anche insignificante, una banconota sola. Lei sa quello che voglio dire. Un biglietto spacciato in una tabaccheria. È gente che, per quanto abile, commette sempre qualche errore. E prima o dopo li prendiamo tutti. Si piglia, eh? Mustafa! È suo? No! Mustafa! Allora io vado, arrivo. Permetto la qua, voglio. Antonio! Che c'è? È tornato Mustafa! Non è Mustafa. Quello è un socio. Tutti abbiamo un socio nella vita. Quello è il socio di Mustafa. Ma chi fa le feste? Tutti i cani fanno le feste. Il cane è l'amico dell'uomo, il cane intelligente. Quello ha saputo che c'è un posto di cane vacante e si è presentato. Chiamalo fesso. Io vorrei sapere cosa è sotterrato in mezzo ai ruderi. Andiamo là, lo tiriamo fuori e vediamo. E io ti spacco la testa. Non stuzzicare il cane che dorme. Povera bestia, quello dorme in pace. Jessica, maresciallo. Dica. Le giuro, quello non è Mustafa. Ma lo credo, lo Ma scusi, se fosse Mustafa glielo direi, no? Che scopo. Non ha visto quanto era antipatico? Cane sporco, peloso, con i peli davanti agli occhi. Per carità, brutto, Mustafa. Ma Mustafa era un cane meraviglioso, un cane olimpionico. Ah, sì. E non faccio per vantarlo, ma lei, con tutti che è maresciallo, quel cane se lo sarebbe bevuto in un bicchiere d'acqua. Glielo dico io. Questo gli rassomiglia, ma non è lui, per carità. Sì, capisco. Anche noi cerchiamo dei biglietti che assomigliano a quelli buoni, ma non sono buoni. Arrivederci, signor. Arrivederci, Bonocore. Maresciallo, tante cose. A presto. Quando? A presto. A presto.
Sì, e dopo? Buongiorno, signor Antonio. Buongiorno, Marcella. È tornato Michele? Michele, sì, no, cioè è tornato e poi è riuscito. E sa com'è andata? Ma è possibile che tutti mi domandino com'è andata Michele? Ma dico... Ma perché? Non le ha detto niente? No, di che? Ma di lui e di me. Ma figlia mia, c'è tante cose con la testa. E che mi doveva dire? Che ci vogliamo bene. Ah! È tutto qui. È tutto qui? E ti sembra poco? Scommetti che volete anche sposare, no? Perché? Lei ha qualcosa in contrario? No, niente, per carità. Naturalmente, quando sarà il momento. Dimmi un po', il babbo è in casa? Come? Dico, dimmi un po', il babbo è in casa? Papà è sopra, in casa? Ah, sì, gliene parla? Gliene parlerò. Grazie, signor Antonio. Prego. Papà è così scontroso. Eh? Vada, vada, stava per farsi la barba. Ah, sì? Adesso gli vado a fare il contropelo. Lo so, ma qui sta la grande trovata. Cioè?
Io vi faccio arrestare da mio figlio. Capite? Una guardia che arresta il padre è una guardia d'oro. Non solo non lo cacciano via, ma lo promuovono. È chiaro. E tutti si mettono a posto, anche vostro figlio. E mia figlia che c'entra? Come che c'entra? Ma voi non avete capito niente. I due ragazzi si amano. No, io ho capito qualche cosa, ma è una cosa seria e buona cosa. Sì, serissima. Avete da ridire qualche cosa? No, io ci devo niente di strano, è un bravo ragazzo. E voi? Io non ho niente da ridire. Vostra figlia è una brava ragazza. Se io mi sacrifico, appunto, lo faccio per il loro bene. E per il loro bene, e oramai. Signor Turchetti. Ma è mai possibile che voi ancora non avete imparato il mio nome? Lo Turco. Lo Turco. Signor Turco, è anche per la parentela. Perché voi mi venite a essere parente. Ma voi a me che parente mi sareste? Come che vi sarei? Allora voi siete proprio ignorante, scusate la frase, di materia di affinità, insomma. Sì, va bene, ma che parente vi sarei? Consuocero. Va bene, ma io terrei un consuocero detenuto, diciamo quello che è, buon cuore. E ringraziate il cielo che voi state fuori. È meglio per voi e per me. E già, perché il consuocero che sta fuori, al consuocero che sta dentro, gli può portare, che so io, le sigarette, gli aranci, i biscotti, la caramella, la cioccolata. Oh, mi raccomando, a Natale, il torrone. Sono Giotto. Giotto, ma io, Giotto. Io non ho le rendite al sole. A proposito, voi quei soldi li avete spesi tutti? Non tutti. E allora fate una cosa, la rimanenza distruggetela. E così deve fare anche Cardoni. Anzi, lui sa pure dove sta la valigia con i cliché. Sì. Ho un'altra cortesia, biglietto, e poi basta. Sul terrazzo, al quarto cassone dell'acqua, c'è il mio malloppo. Distruggetelo. Allora si distrugge tutto, buona cosa. Tutto. È meglio. Grazie. Chi è? Chi è? Non fate così, ma fate spaventare. Ma voi voglio vi spaventate a fare se vi dovete costituire. Questo pure bene. Io vado. Coraggio. Il materiale, chi l'ha procurato? Io. E per cliché chi vi ha aiutato? Sono meglio di quelli di 3 anni fa. Ma nessuno, ho fatto progressi, maresciallo. E quanti pezzi ne avete stampati? Ma chi se ne ricorda, 400, 500. Beh, venite a firmare. Questa volta perlomeno non ci avete fatto perdere del tempo. Bravi. Ecco, firmate qui. Senti, chi vuole? Un momento. Brigadiere, controlli questi rapporti, per piacere. Bene. Hai visto tu che non ci credevi? Bravo, tutto merito tuo. Venga. Sì. No, aspetta, un momento, io voglio parlare con mio figlio, non con il signor comandante. Papà. Ecco. Scusi un momento, maresciallo. Ma che è successo? Vi devo parlare in segreto. Di, papà, è una cosa grave. Gravissima. Papà, tu devi fare una grave confessione. Anzi, non interrompermi, ti prego. Se non si trattasse della tua carriera, io qua non ci sarei venuto. Ma cosa vuoi dire? Di che si tratta? Si tratta dei biglietti da 10.000 lire, quelli falsi. E tu che c'entri? Centro. Domanda al maresciallo se c'entra. Andiamo, se non perdiamo tempo. Arrestami. Se non viene fuori lui e sei buggerato. Il falsario sono io. Di, papà, non sarei mica venuto qui per scherzare, eh? Scherzare. Andiamo, se non perdiamo tempo, ubbidisci a tuo padre. Mettimi la manette, ce l'hai le manette. Ma che manette? Non ti danno le manette. Ma come mandano in giro questi ragazzi senza manette? Io non so in che mondo viviamo. Quello che ha più padre i biglietti del 10.000 lire falso al tabaccaio del bar notturno, sono io. Buonocore? No, ma c'è arrestato lui. Ah sì? Bene, era ora. Papà scherza sempre, signor maresciallo, è venuto qua a trovarmi. Scommetto che è venuto per avere notizie dalle indagini, gliel'hai detto? Beh, io non sapevo se potevo farlo. E perché no, oramai? Ha telefonato Martelli, hanno preso anche il tipografo. Lo turco? No, lo svizzero. Allora mi ha dato il nome falso. Chi? No, niente, la cosa mia. Recidivo, sa, per la terza volta. Lo svizzero? Sì, lo chiamano così, ma lui è di Bergamo, un tipo in gamba, I biglietti erano molto bene riprodotti. Che ne dice, signor Bonacore? Gli facciamo dare un bel premio a questo ragazzo? Sì, se lo merita. Lo sa che era molto scoraggiato? E invece ha fatto un ottimo lavoro a Petralla. Non glielo dicevo io che a volte basta una traccia insignificante?
A suo figlio sembrava tanto insignificante che neppure ci credeva. Oh, ma dico io, questi falsari... Tutti arrestati. E io? Come? No, io credevo invece... Ah, ecco, questa è la bozza del rapporto. Ah, sì? Controlla se per quanto ti riguarda è tutto quanto a posto, eh? Papà! Signor Borocore, io la saluto. Maresciallo, addio per sempre, eh? Oh, tu sbrigati perché ci aspettano al ministero. Va bene, vengo subito. Beh, allora già che le cose stanno così, ci vediamo a casa, eh? Aspetta un momento, dimmi un po', come sapevi tu che quel biglietto da 10.000 era falso? Chiaro, una domanda, come sapevi che quella è? E qui c'è la risposta, si capisce. Siccome purtroppo io ho poco dimestichezza con i biglietti da 10.000 lire, mi è capitato quello lì tra le mani. Allora che cosa ho detto io? Questo biglietto l'ho guardato, l'ho visto un aspetto strano, sai, un po' così, sospettoso. Ho pensato, come lo porto al tabaccaio? Se il tabaccaio se lo piglia vuol dire che è buono. E invece era falso. Eccolo qua. Ma guarda, chi si vede? Ma guarda chi si vede. Però, di la verità, è ben evitato, eh? Mica tanto. Modestamente. Ma chi te l'ha dato? Perbacco! Ma qui c'è la crocetta. Che crocetta? Ma allora non è quello che... Questo è quell'altro che... Me l'ha dato Pizzigoni. Ma che c'entra Pizzigoni? Ma come che c'entra Pizzigoni? Gli ho portato la loggia, ma ha accosato il coso. Allora vuol dire che è un falsario anche lui. Avete restato Pizzigoni. Bisogna restare Pizzigoni. E gli sarà capitato fra le mani come è capitato a te? No, io lo arresterei a Pizzigoni. Papà. Insomma, non andò a piede, ma spiegatevi bene. Voi, insomma... Avete spacciato uno solo di quei biglietti, quello di quella sera. Uno solo. Oh, e ho sbagliato. Perché ho spacciato quello buono, cioè quello che mi ha dato Pizzigoni, che poi a sua volta era falso anche lui. La verità, io non ho avuto il coraggio di spacciarlo. Siamo salvi allora, quando siamo salvi. Piano con questa euforia fuori luogo. Ci sono gli altri biglietti in giro, i vostri. Voi siete comprati le scarpe con lo scrocchio, lui si è comprato il palettò. Don Antonio, quale scrocchio, ma per carità... Io i soldi me li sono fatti prestare dal mio compare a Santa Maria Capovetri. Sono stato là un paio di giorni, perciò non mi avete visto. Io non ho spacciato neanche un biglietto. Sì, voi, ma lui... Io non ho spacciato niente. Il cappotto l'ho comprato con l'economia che c'aveva mammine sotto al materasso. Ho capito. Ognuno di noi ha avuto paura di sembrare troppo onesto agli occhi degli altri. Sentitevi. Come banda di falsari siamo proprio la schifezza, eh? Va bene, ma come galantuomini noi siamo indegeni. Sì, questo. Guardate negli occhi. Che è successo? Ci siete per un falò? Per un falò? No, io ho mangiato adesso e mi metto un falò sullo stomaco. Non avete capito? Un falò di fiamme. Un falò di fuoco! E chi lo farà? Mi fate parlare. Dove si farà, dico? Lo faremo là. Dove sta sotterrata la valigia. Bruciamo tutto. Tutto. Ti vede. Ho buttato anche il mio stipendio!